dottor Gervasio. Buongiorno, il fattoquotidiano.it. Un commento a questa notizia di oggi che abbiamo pubblicato su questo filmato di Vittorio Emanuele di Savoia, che ammette di aver sparato a Dirk Kammer di averlo ucciso. Beh, una cosa che sapevamo, quindi non ci ha detto niente di nuovo. Non so perché lui lo ammetta soltanto oggi. Adesso questo dà la dimostrazione anche di chi è l'uomo. Che uomo è? È un uomo che giustamente non è diventato re. Lei una volta disse, cioè, basta vederlo in faccia per votare repubblicani. Sì, però basta anche vedere in faccia certi repubblicani per non votare. Senta, voi siete inciampati però, diciamo, nella stessa vicenda, quella della loggia P2, lei lo ha conosciuto? No, lo conosco bene, Vittorio Emanuele IV, la loggia P2 che è stata la più grande impostura, la vera P2 è stata l'anti-P2, quella che ha perseguitato in modo vergognoso, in modo infame, la P2 che era una regolarissima loggia massonica. Non è d'accordo che sarebbe giusto che venga riprocessato a questo punto Vittorio Emanuele, anche alla luce di questo filmato inedito? Ormai è una vecchia storia, è passato in giudicato, basta, seppelliamo i cadaveri, basta, non se ne può più. Buonasera.